Questa ricetta è stata offerta da... Ehi! Anna! Ma da dove viene questa vite? In pigiama e ciabatte o in abito da sera, viti che trovi per casa e non sai mai a cosa appartengono. Le ricette di Franzo e Marcello. Sono io! Pandoro natalizio non ripieno all'odore di rugiada. Ingredienti: amore, un pandoro, un cucchiaio a batterie, una noce di cocco, un chilo di vaniglia, un paio, una salsa a caso, brina, simone, un'orrogia, un limone e un condor ammaestrato. Per prima cosa riposatevi, per fare questa ricetta non potete essere nervosi. A questo punto prendete una noce di cocco e con il cucchiaio a batterie spalmatela sull'orrogia. Lasciate essiccare per qualche ora. Prendete il condor ammaestrato e fatelo volare fuori dalla finestra, verso il blu dell'orizzonte, alla ricerca di un ratto dalle piume amaranto. Una volta che il rarissimo roditore sarà sul vostro tavolo, accarezzatelo con cura e trasmettetegli serenità, nello stesso modo con il quale un cavaliere trasmetteva le cose nel suo periodo del Medioevo. Prendete il pandoro e avvicinatelo al ratto. Una volta compresa la situazione, il piccolo animale comincerà a creare un tunnel nel pandoro, come da migliaia di anni fanno i ratti dalle piume amaranto, che utilizzano i pandori come giaciglio. Il piccolo e tenero e serino uscirà festante dal forato pandoro, e di esso vi donerà il morbido cuore in segno di riconoscimento. Il vostro segno di riconoscimento, invece, sarà tagliarlo in due di netto con una katana della dinastia Tang, rarissima lama in grado di affettare con disinvoltura anche la carne più fibrosa. Ora immergete le due parti del sorridente roditore in una salsa a caso, richiamate il condor e fate riportare alla tana il defunto animale, in modo che gli altri ratti del villaggio dei ratti amaranto si rendano conto di quanto è sbagliato fidarsi delle persone. A questo punto la vostra orologia dovrebbe segnare 12 gradi. È arrivato il momento di sotterrarla in giardino a 2,3 metri di profondità. Chiamate Simone e chiedetegli se la sorella è diventata maggiorenne. Se la risposta è no, continuate la ricetta. Prendete la vaniglia e fissatela, ora danzate con grazia. Bene. Ricordatevi che il pandoro della ricetta non è ripieno, quindi non andrà farcito con nulla. Attendete la notte buia e umida per uscire all'aria aperta e godervi i vostri reumatismi. Prendete la vaniglia e bruciatela in modo da far diffondere nell'aria una nube densa di dolcezza. Il microclima creato dall'orologio in contrapposizione alla nube di vaniglia dovrebbe essere quello adatto per la formazione di una dolce rugiada. Portate il panettone in questo vortice d'amore e dolcezza e lasciate inumidire per circa una stagione. Complimenti! Ora cibavetene! Ora cibavetene! Questa ricetta è stata animata da Marcello Ascani, splendido ragazzo, e scritta dal signor Franz, ragazzo altrettanto bello. Lasciate un like, iscrivetevi a questo canale e correte sul canale del signor Franz per vedere il video che cambierà la sua vita. Lo trovate in descrizione, accorrete!